Salvatore Pace, consigliere delegato OBC della città metropolitana di Napoli. Allora, oggi questa firma storica di questo accordo che vede a tavolo a Monte di Procida ben 6 enti. Sì, è un progetto pilota che nasce in ambito nazionale. Questo progetto di Torre Fumo è un progetto di cui è informato il Ministero, non soltanto informato, ma è entrato nei particolari, diciamo che questo territorio è all'attenzione nazionale per un progetto pilota da replicare poi il più possibile sui vari territori, non soltanto della Campania ma nazionale. Si tratta del mettere a sistema, di coordinare tutta una serie di interventi che i vari enti già hanno progettato di loro, e quindi parliamo dell'autorità Appennino Meridionale, parliamo dell'ente parco, del comune di Monte di Procida, dell'Università Partenope, della città metropolitana, che tutti incidenti sullo stesso territorio erano però slegati, non erano legati, uniti da una visione insieme. Il nostro problema è individuare una visione comune per tutti e individuare soprattutto un master plan, cioè praticamente un piano cronologico di sviluppo dei lavori e di partire subito. Per questo bisogna integrare le progettazioni e per questo il Ministero ci ha messo a disposizione una somma per partire materialmente con le progettazioni. Ciò che è importante sottolineare è che questo progetto, un progetto fondamentale perché guarda in primis al cambiamento climatico, al rischio idrogeologico, in maniera concreta, cioè non è un qualcosa da poco. No, assolutamente, il problema è stato proprio questo. Tutti i vari progetti ridurli a una logica comune. La prima logica è questa: i cambiamenti climatici sono in atto e qui a Monte di Procida ve ne siete accorti con le mareggiate, con le tempeste di vento. Per cui anche le progettazioni non devono essere tarate sulle necessità del presente, devono essere tarate sulle necessità che ci saranno qui a 30-50 anni, cioè devono essere dimensionate in maniera tale da resistere all'usura del tempo, altrimenti buttiamo i soldi. Quindi riforestazione, resilienza, rinaturalizzazione dell'area diventano dei presupposti imprescindibili, è inutile mettere altro cemento. Bisogna mettere resistenza e elementi di resistenza naturale che garantiscano di crescere con il tempo, di rinforzarsi con il tempo. E questo è un aspetto assolutamente nuovo, probabilmente non soltanto in Italia, di tanti enti che si mettono insieme a ragionare sui cambiamenti climatici come fattore da affrontare immediatamente con una prospettiva almeno di mezzo secolo.